Buongiorno a tutti, sono Gabriele Baratelli dell'Associazione Sottosopra. Ho il piacere di presentare il nostro ospite di oggi, professor Giovanni Leghissa. Grazie professore per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi dell'invito. Sono Dunque, il professore si è occupato e si occupa di moltissime cose, tra cui anche il tema di cui tratteremo oggi, cioè il concetto di neoliberismo, a cui ha dedicato un saggio nel 2012, è stato pubblicato da Mimesis, mostro anche il testo. Si intitola Neoliberalismo, un'introduzione critica. Dunque, la prima domanda che noi rivolgiamo ad ogni ospite è quella semplicemente di definire il termine, di che cosa stiamo parlando. Che cos'è il neoliberismo? O lei parla di neoliberalismo, che c'è una prima differenza di termini, e che cosa lo distingue dal termine a cui, come dire, si riferisce indirettamente, cioè il liberismo. Quindi si tratta semplicemente di capire di che cosa parleremo nella prossima mezz'ora. A lei la parola, professore. grazie. Sì, io ho cercato di avvicinarmi a questi temi, poi l'ho fatto anche con persone più competenti di me, nel senso che nel 2017 è uscito per Routledge un libro sulle origini del neoliberalismo, scritto da me, scritto a quattro mani, insomma, c'ero io da una parte e un'altra collega torinese, Gian Domenica Becchio, che è storica del pensiero economico. Quindi, insomma, per qualche anno ho cercato di vedere come si sia costituito il sapere dell'economista, nel momento in cui l'economista dice di se stesso: io non lavoro più nel campo delle scienze umane, delle Geisteswissenschaften, come le chiamavano i tedeschi nell'Ottocento, ma lavoro nel campo delle scienze naturali. Ciò che descrivo parte da alcuni assunti di base, abbastanza generici ma sufficienti per costruire sistemi ipotetico-deduttivi, diciamo così, e posso poi prevedere ciò che accade, costruendo modelli che sono descrittivi e vincolanti, descrittivi e prescrittivi al tempo stesso. Costruisco un modello di razionalità che ha una validità universale, perché chiunque voglia essere razionale si deve conformare a questi modelli. Chi non lo fa può fare quello che vuole, ma deve sapere che si sta allontanando da questo modello di razionalità, che si presenta appunto come il migliore, perché è quello che descrive nella maniera più semplice possibile cosa fa un soggetto che deve scegliere tra mezzi che hanno fini alternativi e degli scopi. Questa definizione dell'economia la troviamo già negli anni 30. Poi negli anni 50 questa cosa si afferma in maniera definitiva, in particolare con Milton Friedman, un suo saggio degli anni 50 sull'economia positiva, saggio che suscita subito varie perplessità anche tra gli economisti, però insomma, quella poi si afferma come la linea vincente, no? Gli economisti riescono appunto ad acquisire molto più peso nei dibattiti, non solo accademici, ma in generale, in virtù del fatto appunto che si presentano all'interno dell'enciclopedia come costruttore di un sapere rigoroso, no? Che può spiegare l'azione umana in tutte le sue forme, anche quando non si sta parlando di transazioni banalmente economiche. Tant'è che oggi appunto gli economisti, come sappiamo, si occupano della felicità. La felicità è una grandezza economicamente misurabile. Ecco, io credo che il neoliberalismo vada studiato in primis da questo punto di vista, no? Come progetto disciplinare di un certo tipo che cambia le carte in tavola all'interno di una disciplina. A me, filosofo, interessava all'inizio soprattutto questo. Mi interessava anche un altro aspetto di questa rivoluzione radicale, di questo rivolgimento, di questo sommovimento che è avvenuto nell'ambito della scienza economica. Mi interessava appunto vedere qual è il programma politico implicito in questo discorso. Ed è lì le cose si fanno forse ancora più interessanti per quello che stiamo insomma, che vogliamo discutere, cioè di cui vogliamo discutere oggi. Neoliberalismo si presenta sin da subito non solo appunto come un nuovo modo di concepire il significato e la portata della scienza economica, ma si presenta
come un progetto politico. E questo mi interessava, mi interessa ancora in parte, perché lì c'è stato poi un fraintendimento. Il neoliberalismo è stato visto come qualcosa che ha a che fare con l'economia. Qualcosa che ha a che fare con l'economia, e poi siccome ha vinto, no, a livello globale più o meno, si è, insomma, modelli neoliberali sono stati adottati un po' ovunque, allora si è detto che l'economia è stata, come dire, in grado di assorbire la politica, di farla sparire. Ecco, ma questo a me sembra una delle ragioni per le quali mi interessava studiare queste cose, anche questa. Avrei voluto dimostrare che non è così, perché se leggiamo i testi e se vediamo anche poi come si sono svolti i fatti negli ultimi 50 anni, grosso modo, ecco, è vero esattamente il contrario. Il neoliberalismo ha vinto in quanto progetto politico. Esempio banalissimo, noi non viviamo più in un regime dove il mercato, che era il cuore del progetto liberale, invece conta. Per i liberali era essenziale permettere che ci fosse questa istituzione, che è il mercato, dove avvengono transazioni di tipo economico, puramente economiche, dove appunto gli umani possono vedere di cavarsela la meno peggio, con pizzico di fortuna e di ingegno, no? Sapendo poi che ci sono altre forme di transazione, altre forme di scambio non economico, dove vigono altre regole che non sono quelle dell'economia, per esempio la sfera politica, no? Per i liberali questa distinzione era chiarissima. Ecco, per i neoliberali invece tutto diventa politica. Tutto diventa politica, tant'è che appunto i mercati sono spariti. I mercati hanno subito una cancellazione, soprattutto negli ambiti dove, come dire, ne va delle nostre vite, no? Pensiamo all'agroalimentare, pochi, 6 multinazionali, pensiamo al ramo farmaceutico, che oggi ci tocca da vicino, no? Con questa storia del virus, dei vaccini, eccetera. Lì abbiamo 5 grandi aziende che a livello globale si... ma fanno quello che vogliono, no? Quindi non agiscono in un regime di mercato. Ora, queste tendenze monopolistiche, oligopolistiche in alcuni ambiti della produzione erano latenti da tempo, si potrebbe dire che questo era un po' il destino, no? Del nostro sistema economico da tempo. Tuttavia il neoliberalismo non prende solo atto del fatto che, insomma, in alcuni casi è più semplice gestire il mondo della produzione, dello scambio, del consumo, eliminando le logiche di mercato e facendo prevalere logiche oligopolistiche. I neoliberali non osservano questo, dicono che è bene che sia così, per ragioni politiche, perché in questa maniera qua, diciamo così, si riesce a far governare meglio. Si riesce a governare meglio in virtù di una logica molto semplice, in virtù di una logica di quel modello di razionalità, appunto, che semplifica di molto il senso dell'azione umana, che appunto i neoliberali avevano articolato, avevano messo alla base del loro progetto, sia in sede epistemologica, scientifica, quindi, che in sede politica. Insisto su questo, il neoliberalismo nasce come progetto politico. Quindi, insomma, per concludere e tentare di dare una prima risposta, il neoliberalismo a me interessava soprattutto poi in quanto progetto politico che si è realizzato, che ha dominato, che sta dominando ancora, insomma, no? Nella misura in cui una certa idea di razionalità diventa forma di governo. Questo è il punto. Dove però bisogna insistere, non stiamo parlando di economia, stiamo parlando appunto di governo delle vite. Sì, sì. Ecco, è già un primo punto in cui si nota come una delle narrazioni che vengono offerte da, diciamo, sia dalla parte dei critici, sia da chi invece, come dire, ritiene che questo modello politico e sociale non si sia ancora realizzato, è il fatto di dire che la sfera economica ha sovrastato la sfera degli stati nazionali, che è esattamente il contrario di quello che lei ha sostenuto. E quindi verrebbe da chiedersi come è possibile, da una parte, che venga difesa la visione opposta sia da parte dei critici, cioè chi si oppone in genere dice che occorre più Stato, cioè occorre limitare l'ambito economico con maggiori restrizioni, ma cosa che, come lei dice,
già avviene ampiamente. Quindi ci troviamo in un circolo paradossale, per cui quella via apparentemente non è quella corretta per criticare questo aspetto, ma forse si potrebbe capire qual è la via corretta se è chiaro in che senso, come si è realizzata questa trasformazione. C'è sicuramente un rapporto tra un rapporto che si è trasformato tra stati ed economia, ma in che senso si è trasformato? E a partire da questo, come è possibile una critica che sia autentica e non invece la ripetizione dell'esistente? Ma allora, il punto a cui partire secondo me ci viene da una disciplina un po' negletta forse, che sono le relazioni internazionali. Già il nome è un po' bizzarro, si chiamava geopolitica, si dovrebbe chiamare ancora oggi così, il termine ha delle connotazioni un po' negative, e allora si preferisce parlare di relazioni internazionali, ma forse è meglio tornare a chiamarla col suo nome, geopolitica. Lì la cosa è semplicissima, tu prendi la mappa del mondo, vedi che c'è la geografia, no? Dalla mappa deduci un ordine geografico che pone dei vincoli, e lì dentro vedi che ci sono spazi che vengono gestiti da realtà, da quella realtà particolare che sono gli stati. Gli stati, così come li conosciamo, hanno una vita recente. Mettiamo come data, tanto per trovarne una, 1648, pace di Vestfalia. Ecco, ci muoviamo ancora in un orizzonte post-vestfalico, dove appunto il mondo è diviso in stati, non c'è un mondo comune. Sono dei pianeta diviso in stati, sono ogni stato i suoi confini, eccetera. Questi confini sono porosi, per definizione, come tutti i confini, come le membrane delle cellule, perché da questi confini entrano ed escono cose, oggetti, merci, informazioni, persone. Lo Stato è lì per gestire questi flussi. Ovviamente però gli stati non sono tutti uguali, ci sono quelli grandi, ci sono quelli piccoli. Ogni Stato ha, come tutti i sistemi, ha un unico obiettivo, quello di sopravvivere, come ogni sistema autopoietico, come dalla cellula, la nostra mente, la nostra vita, qualunque organizzazione, qualunque entità organizzata, capace di feedback negativo, diciamo così, no? Vuole sopravvivere, vuole combattere l'entropia, la porterebbe la morte, quindi muovendosi in uno stato di equilibrio precario, al limite del caos, cerca di sopravvivere. Questo fanno anche gli stati. Però ripeto, è centrale capire, e lo si vede bene guardando appunto qualunque mappamondo, che ci sono rapporti di forza tra stati, alcuni hanno una posizione egemonica, altri no. Insomma, però per farla breve, gli stati hanno il potere, gli stati sono l'ente decisore ultimo, sono l'ente che decide in ultima istanza. Ripeto, in questo senso qua si capisce meglio anche quella roba lì che si chiama politica interna, la politica che poi determina le scelte in campo economico, sociale, scelte di welfare di un singolo Stato. No? Ecco, se vediamo le cose dal punto di vista della geopolitica, vediamo bene che la politica interna in realtà non esiste, esiste solo la politica estera, nel senso che uno Stato fa ciò che fa in base ai vincoli ambientali ai quali è sottoposto. Quali sono questi vincoli? La sua posizione geopolitica, il suo peso geopolitico, il suo potere contrattuale nell'arena geopolitica. Se questo potere contrattuale è bassino, poco margine di manovra avrai, anche per le tue riforme interne, anche per le tue politiche di welfare, anche per le tue politiche fiscali, eccetera, eccetera. Bene, se le cose stanno così, credo che possiamo capire meglio il ruolo della cosiddetta economia. L'economia è una variabile dipendente all'interno di questo quadro. Uno Stato potente, e potente non solo perché ha portaerei, missili, sistemi balistici, radar e quant'altro, sommergibili atomici, insomma, eccetera, eccetera, droni, eccetera, eccetera. Un esercito, uno Stato è potente se dispone anche di un sistema economico che funziona, che può attrarre capitali o che può imporre i propri capitali altrove. Ogni Stato è potente a misura in cui si proietta al proprio esterno. Il termine proiezione qui è un termine tecnico. Poter proiettarsi al di fuori dei propri confini significa poter gestire lo proprio spazio vitale in modo tale da trarre vantaggi, in modo tale appunto da regolare quei flussi di cui parlavo prima a proprio vantaggio.
E in questo contesto si collocano le grandi multinazionali, le big companies, da Google, Amazon, Facebook, quello che volete, Moody's, tutto il resto, no? Sono luoghi di modalità di proiezione della potenza americana, ma questo vale poi anche per le altre potenze. L'Italia ha l'ENI e Leonardo, due grandi imprese multinazionali che fanno sì che l'Italia possa esistere nello scacchiere internazionale. Insomma, la faccio breve. Ogni paese gode di varie possibilità per gestire i flussi, per sopravvivere, perché poi banalmente di questo stiamo parlando, della sopravvivenza di un ente statuale, di un'entità statuale, no? Dove ne va delle vite delle persone, del loro benessere, del fatto che ci sia luce, acqua, gas, servizi di qualche tipo, e no? Welfare state, tutto quello che fa la vita di un collettivo governato da un ente statuale, no? Da uno Stato che è la forma che hanno gli Stati dal 1648 in avanti. Ecco, tutto questo ha a che fare con le capacità di proiezione. Perché la capacità di proiezione significa che tu puoi gestire i flussi globali a tuo vantaggio. E le multinazionali, quindi quello che noi chiamiamo banalmente economia, servono a questo, servono a rendere possibile la gestione dei flussi a proprio vantaggio. Pensiamo a Google ancora una volta, l'esempio più banale, perché stiamo parlando attraverso, no, la rete, e quindi è il primo esempio che viene in mente, no? Lo strapotere di Google non è solo uno strapotere economico, ma è un potere geopolitico che va a vantaggio degli Stati Uniti, non va a vantaggio dell'Italia né di altri paesi. Potere di controllo che viene da un strumento come Google, no? Diventa importante a livello geopolitico. Le guerre oggi si fanno anche nella rete, ma non sono solo gli attacchi di qualche hacker pagato a qualche servizio segreto, no? La rete è uno dei tanti luoghi dove ci si contende il potere, dove la rete è una forma di spazio, al pari dello spazio geografico, importante tanto quanto mari, monti, fiumi. Bene, se la realtà è questa che ho descritto, allora io non vedrei proprio nessuno spazio per una sfera economica autonoma. Certo, possiamo immaginare un mondo in cui, tipo quello che ci viene descritto in alcuni romanzi di fantascienza, in cui le grandi multinazionali diventano così grandi da inglobare al proprio interno gli stati. Ma finché lo fanno al di fuori dei confini dello Stato presso il quale hanno la sede, almeno la sede principale, allora io qua ancora una volta non vedrei una cancellazione del politico a favore dell'economico, vedrei una manovra geopolitica. A questo servono le grandi compagnie. Le grandi compagnie sono il frutto di una semplificazione dei mercati, di una cancellazione delle logiche di mercato, come dicevo prima, a vantaggio di grandi concentrazioni che però appunto a loro volta rispondono agli stati, come dire, in relazione con i quali giocano sempre, intendendo qui il termine inglese, no, quando si parla di global players, no, di giocatori globali. Ecco, qua non sto dicendo ovviamente il contrario di quello che si dice abitualmente, no? Abitualmente si dice l'economia ha inglobato in sé la politica e la politica dipende dall'economia. Non sto dicendo il contrario di questo, non sto dicendo che l'economia dipende dalla politica, sto dicendo che l'attore economico da un certo livello in poi, quando ha una massa critica di un certo tipo, quando diventa una multinazionale, una big company, non agisce solo e unicamente nel proprio interesse, che è quello di fare profitti per indac cadaver, anche ammazzando gente, perché nel nome profitto si fa, essendo immorale l'attività economica per definizione, o perlomeno amorale, è ovvio che tu puoi fare veramente di tutto, no? per fare profitti. Ecco, non sto dicendo che questo smettano di pensare al profitto, loro fare profitti è indice della loro salute. Una grande compagnia che non facesse profitti avrebbe dei problemi, rischierebbe di chiudere, non so come dire, no? Non ci sarebbe più. Ecco, non sto dicendo che non sia quello l'obiettivo, sto dicendo però che quell'obiettivo va di pari passo con gli interessi di quegli stati-nazione in relazione con le quali queste si pongono. E dunque, per passare all'altro aspetto a cui accennava all'inizio, e cioè lei adesso ha parlato di quello che succede nella realtà, diciamo così. Ma a livello del sapere, in particolare del sapere economico, che è forse lo strumento anche ideologico
più potente, perché forma quelle classi appunto dirigenti che avranno potere appunto sia negli stati che a livello delle big companies. Dunque, in questo discorso il ruolo dello Stato, della politica in generale, viene in qualche modo cancellato, cioè non se ne parla, si dà una visione, come lei ha detto, naturalizzante dei rapporti sociali di ogni genere, ma addirittura, e questo è anche un paradosso, ha un ruolo normativo, cioè si dice che cosa occorre fare anche a livello politico perché le risorse di tutti i generi, quindi sia capitali umani sia finanziari che merci, vengano allocate nel migliore dei modi. Diciamo così, qual è il ruolo di questo sapere nel contesto che lei ha descritto? Beh, decisivo, decisivo. Uno dei maestri di Friedman, una persona che stava a Chicago appunto, ma che non fa parte della quella che noi chiamiamo la scuola di Chicago, Knight, ancora negli anni 40 si interrogava sulla verità del sapere economico, sul tipo di verità la verità che attribuiamo agli enunciati del sapere economico, e diceva: l'economia si occupa di poche cose, non si occupa certo di giustizia, di libertà, queste sono cose di cui non si occupano gli economisti, bisogna lasciarle ai filosofi o alle assemblee pubbliche, all'agorà, dove i cittadini decidono circa il proprio bene comune. Poco dopo le cose cambiano completamente. Con l'avvento del neoliberalismo, questa è la vera cesura, l'economista è in grado di dirti qual è il tuo bene, perché avendo costruito quel modellino teorico che ti permette di stabilire che cos'è la felicità, felicità è ottimizzazione delle tue risorse in sostanza, qualunque esse siano, cominciare dal tuo codice genetico, fatti gli esami, controllati se hai malattie o non le hai, perché da lì dipende tutto, perché tu sei l'unico bene di cui disponi e sul quale puoi investire. No? La risorsa su cui contare sei tu, col tuo codice genetico, il tuo capitale sociale, la tua faccia, che poi se è bella o brutta, se ce l'hai fatti una chirurgia plastica, perché così trovi lavoro, tutte queste robe qua, no? Che è il nostro mondo in sostanza. No? L'unico responsabile del successo e del fallimento sei tu. Non esiste un contesto sociale più ampio, no? Perché il regime che viene costruito un regime di concorrenza illimitata tra individui, ciascuno dei quali alla fine crepa solo, in sostanza, no? Pensiamo anche alla fine della contrattazione del lavoro, insomma, al modo in cui è stata distrutta la lotta di classe, in cui è stata distrutta quella che una volta si chiamava classe operaia, è stata distrutta scientemente attraverso tutta una serie di politiche miranti alla creazione di individui isolati che non comunicando uni con gli altri, cioè col Covid la situazione diventa ancora peggiore ovviamente, no? E si spera appunto che finisca presto la pandemia anche per questa ragione, no? Si tratta appunto di costruire una società totalmente atomizzata, con individui atomizzati che non possano più, costruire un progetto alternativo, che possano porsi come quell'agorà dove si discute della giustizia, della libertà, dell'eguaglianza. Ecco, questi non sono più oggetti di discussione, perché sono stati inglobati in quella teoria economica che, con modellini molto semplici, ma efficacissimi dal punto di vista teorico, perché una teoria scientifica è tanto più efficace quanto più riduzionistica. Questo vale in tutti i campi del sapere, no? Non è che le scienze devono spiegare la realtà, le scienze spiegano dei modelli semplificati della realtà. Quanto più questi modellini funzionano, tanto più quella teoria sarà efficace. L'economia di matrice neoliberale ha vinto proprio in virtù di questa sua potente euristica. Noi possiamo criticarla quanto vogliamo, possiamo dire che non ci piace, però funziona, costruisce modellini, e il modello neoliberale, assorbendo in sé, in un unico modello esplicativo, tutti i problemi dell'umano, perché pretende di spiegare tutte le scelte che un individuo, sia esso un individuo singolo che un'organizzazione, uno Stato, no? Individui intendiamo anche questo, pretendendo e potendo anche spiegare tutto, elimina la discussione su altri aspetti dell'esistenza, che devono essere trattati con altri strumenti sociologici, politici, filosofici o anche banalmente il senso comune. Che senso comune ha da dire la sua, no? Su che cosa è bene, su che cosa è male per gli individui. Ecco, il fatto che questi modelli economici, che la teoria economica banalmente, sia condivisa da tutte le classi dirigenti, perché qualunque cosa tu vada a fare
poi da grande, se hai studiato economia avrai più porte aperte. È difficile che un filosofo governi. Poi uno potrebbe dire: è bene che i filosofi non governino, perché meglio di no. Adesso però lasciamo stare questa ipotesi, che comunque non si è mai realizzata. Insomma, Platone ci ha provato ed è finita come è finita. Quindi non abbiamo prove che un governo dei filosofi eventualmente potrebbe funzionare, no? Ecco, sicuramente oggi funziona il governo degli economisti. Non nel senso che i professori di economia di Harvard o di Princeton governano, ma nel senso che ciò che viene descritto come modello non solo dell'economia, ma dell'umanità, in un qualunque libro di economia, funge da base per politiche. Questo è il punto. Quindi un possibile movimento di critica dovrebbe rivolgersi anche e soprattutto a questo piano, diciamo, chiamiamolo ideologico. Cioè. Se, il problema è che se parliamo di ideologia pensiamo sempre che ci sia una nuda verità che poi viene svelata togliendo il velo ideologico, ma quello che hanno mostrato un sacco di studi in questi anni è questo: la teoria economica performa l'economia, c'è un valore performativo delle teorie economiche, l'economia non è embedded nella realtà sociale e politica. L'economia purtroppo è embedded, scusate se uso il termine inglese, sta dentro, viene avvolta dalle teorie economiche. Le teorie economiche fungono da modello normativo per le decisioni non solo di chi deve investire soldi a Wall Street o nella City di Londra, ma per chi deve prendere decisioni politiche. Questo è il problema. Questo è il problema. La mia terza domanda si riferisce in qualche modo a quello che è stato appena detto. Cioè, lei ha descritto in questo testo come, per esempio, il discorso economico viene introiettato non solo da chi come dire, avrà posizioni di rilievo nella società, ma anche da chi più comunemente ha un lavoro qualsiasi, e magari accetta condizioni palesemente umilianti, dando appunto, come lei ha detto, responsabilità non a, come dire, a qualche entità esterna, ma si rivolge a se stesso. E quindi vorrei, come dire, fare una domanda sul ruolo della psicologia, diciamo così, e delle emozioni. Lei nel libro parla di una anestesia delle emozioni, quindi, che è fondamentale per ogni processo politico, e in particolare le emozioni di giustizia e di ingiustizia che effettivamente è possibile, diciamo così, verificare, vengono in qualche modo perdono il proprio ruolo. Dunque, innanzitutto, che ruolo ha in questo fenomeno la scienza economica, di nuovo, ma anche come è possibile anche immaginare una politica, se questo è vero, se sono date queste condizioni di partenza? Ecco, se gli individui si coalizzeranno per cambiare rotta, cambieremo rotta, se no no. Mi rendo conto che questa non è una risposta, però penso che si debba partire da qui, dalla capacità che hanno gli individui di immaginare mondi diversi, a partire da un disgusto per il mondo presente. Qua però le cose si complicano, perché, appunto, come diceva anche lei, tutto parte dall'indignazione. Se io subisco un'ingiustizia, provo un senso di indignazione che mi fa dire: dovremmo vivere in un mondo più giusto. E questo vale anche quando tu non subisci direttamente l'ingiustizia. Questo vale anche quando la vedi. E ora vengo al punto. Noi stiamo vivendo in una società, direi da qualche decennio a questa parte, in cui si viene diseducati alla cooperazione. E questo è un problema. Qua si pone il problema del non far sapere al contadino quanto è buono il cacio con le pere, no? Se tu non dici alle persone, sto semplificando al massimo perché abbiamo poco tempo, che ci sono dei valori come la giustizia, la libertà, l'equità, che vanno difesi, anche a costo della vita, tra l'altro, se non dici che è meglio vivere in una società cooperativa piuttosto che fatta solo da egoisti, se questa, come dire, buona novella, che è la novella della modernità in fondo, no? La promessa di una società abbastanza equa, dove le ingiustizie ci sono, ma sono tollerabili, perché non ci sono, come dire, casi di miseria estrema, perché la miseria estrema possiamo eliminarla.
non solo con il reddito minimo garantito, no? Ma cioè, sono mille forme per garantire lavoro dignitoso a tutti, non ci vuole tanto, no? Ecco, questo, cioè, qualunque economista ce lo direbbe. Ecco, il fatto che ci si stia disabituando all'idea che è possibile vivere in un mondo minimamente decente, no? Sto usando apposta questo termine, decente, dove l'ingiustizia non è schifosamente esibita. Perché, ripeto, c'è una sensazione di schifo che non si può non provare per ragioni evolutive di fronte alle eccessive ingiustizie. Ecco, il fatto che si venga disabituati a pensare che vivere in una società minimamente decente è una cosa buona in sé, ecco, questo rischia di far sì che gli umani poi non si coalizzino per cambiare mondo. Per concludere, l'ultima domanda più rapida, ha già accennato, venendo all'attualità, alla crisi sanitaria che stiamo vivendo, visto che la serie di questi incontri si intitola Crisi del neoliberismo, occorrerebbe mettere forse un punto di domanda per capire, perché non è del tutto evidente, no, che si tratti di una crisi. Secondo lei, questa situazione eccezionale che stiamo vivendo, che cosa mostra? Mostra un rafforzamento dei processi che lei ha descritto in questi minuti, oppure segna invece una crisi, qualsiasi cosa voglia dire? Ma credo che alcuni fenomeni già presenti prima oggi si acutizzino, insomma. Per esempio, il ruolo degli stati a gestire la pandemia sono gli stati, no? Che si mettono poi d'accordo con eventualmente con aziende farmaceutiche che capiscono il mondo della sanità, no? È ovvio che c'è un bargaining continuo, no? Tra pubblico e privato per quel che riguarda la gestione della sanità anche in tempi di non crisi. In tempi di crisi come questa dialettica si acuisce. Ecco, credo che la crisi pandemica abbia posto, ci debba far riflettere sulla negoziabilità o meno del valore sicurezza, che è un valore tra altri, sicurezza personale, integrità della persona, no? Pensiamo a Locke che parlava di liberty, life and estate, no? Devi avere un piccolo capitale, un estate, devi avere libertà di parola, devi essere sicuro però anche che la tua vita non venga intaccata in maniera arbitraria, no? Non devi subire un incarceramento senza un processo giusto, per esempio, no? So, l'integrità della persona, del tuo spazio personale vitale. Ecco, questo si presenta come un valore abbastanza non negoziabile. È ovvio che nel nome della difesa della sicurezza possiamo, quando questa sicurezza è in pericolo, come in caso di pandemia, dobbiamo rinunciare a far prevalere altri valori. Ma siamo sicuri che la sicurezza sia davvero un valore assolutamente non negoziabile? Vogliamo davvero rinunciare alla libertà nel nome della sicurezza? Ora è chiaro che di fronte alla paura del virus tutti dicono sì. No, andiamo a casa, osserviamo le regole, ci mancherebbe, no? Benissimo. Detto questo, però, possiamo anche, sapendo che la pandemia finirà, voglio dire, no? 2022, no, finirà, vaccino non vaccino, finirà. Immaginando il dopo, dobbiamo, credo, sfruttare l'occasione che ci dà la pandemia per riflettere sul valore sicurezza, che adesso appunto è al centro delle nostre vite, è il valore nel nome del quale noi stiamo vivendo. Perché siamo chiusi in casa? Ma per la nostra sicurezza, no? Lo viviamo come un valore non negoziabile e ci va bene così, perfetto. Ma siamo sicuri che vada sempre bene così? Proviamo a immaginare uno scenario in cui non c'è la pandemia, ma c'è qualcos'altro che mette in pericolo la nostra sicurezza, per esempio una guerra. Siamo sicuri che vorremmo poi ancora rinunciare alla libertà? Siamo sicuri che sempre e comunque nel nome della sicurezza si possa rinunciare alla libertà? Ecco, credo che l'esercizio mentale che possiamo fare nelle nostre solitudini da lockdown possa essere questo. Se c'è qualcosa da imparare dalla pandemia, forse è questo. Chiederci come esperimento, come fantasia se vogliamo, no? Chiederci se davvero la sicurezza è un valore assolutamente non negoziabile. Credo sia una questione cruciale per qualunque democrazia, perché quando in un regime democratico si dice che ci sono valori superiori alla libertà, quel regime democratico comincia a scricchiolare. Tutti i paesi moderni
nati, diciamo, dalla lotta antifascista, chiamiamolo per semplificare, no? Hanno nel proprio DNA giuridico, ma non solo giuridico, non è una questione solo giuridica, ma stiamo parlando proprio del patto sociale, dei fondamenti del patto sociale, no? Hanno l'idea che la libertà sia inviolabile. Ecco, la pandemia ci dice che ci sono casi in cui invece bisogna metterla tra parentesi, ma finita la pandemia, ripeto e concludo, no? Chiediamoci cosa potrebbe accadere d'altro e di così grave da farci limitare, da costringerci ad accettare o da farci accettare volontariamente, che forse è la cosa peggiore, una limitazione della libertà. Perché finché i cittadini di un paese stanno chiusi a casa perché c'è la pandemia e lo Stato ti dice se non osservi le regole ti do la multa, va bene. Ma quando le persone si chiudono in casa volontariamente, e non è uno scenario distopico da Orwell questo, allora forse dovremmo cominciare a preoccuparci. Credo allora che appunto il virus peggiore sia quello che ti porta ad aver paura di tutti i virus. Credo che il virus peggiore sia a quel punto la paura di essere contaminato da qualcosa, quella paura che poi appunto ti fa chiudere in casa. Ecco, credo che questa sia la prospettiva abbastanza prossima, credo, con la quale dovremo confrontarci. Grazie professore per questa risposta e le altre. Grazie per il tempo che ci ha dedicato. Grazie a lei per le domande e l'invito, è stato un piacere. E ringrazio anche gli spettatori che ci hanno seguito fino ad ora e li invito a seguire la pagina di Sottosopra, YouTube, Facebook, eccetera, e vedere gli altri interventi di questa serie. Grazie ancora e a presto.